Recentemente ho chiesto a persone che stanno entrando nel mondo dello sviluppo software alcuni dubbi e incertezze riguardo questo mondo. E una domanda che mi è stata fatta è: cosa vuol dire full stack? Full stack è un termine che se si entra nel mondo del software si incontra abbastanza all'inizio. Ci scontriamo con front-end, ci scontriamo con back-end e molto probabilmente ci si incontra anche con la parola full stack. Specialmente se si va magari già a vedere annunci di lavoro e cose del genere, anche qua la parola full stack è qualcosa che viene fuori abbastanza di frequente. Ma cosa vuol dire full stack? Partiamo dagli albori dello sviluppo web, quando non c'era questa distinzione tra front-end e back-end. In quel caso un sito era dei documenti HTML oppure documenti HTML generati da qualcosa server-side, per esempio PHP o qualcosa del genere. Quindi effettivamente chi era uno sviluppatore web faceva entrambe le cose. In quel periodo la parte di markup HTML e CSS era molto semplice rispetto alla parte di sviluppo backend ed era una cosa che potevi imparare molto più facilmente senza avere dei concetti importanti di programmazione. Quindi per una questione sia di velocità ma anche di risparmio proprio di persone e di formazione delle persone si è iniziato a fare un pochino questa distinzione di chi faceva tutta la parte di layout HTML e CSS, magari partendo, per esempio, non so, da un PSD fatto da un designer, quindi faceva solamente la parte grafica, per poi dare questa cosa già fatta a un programmatore web che faceva qualcosa che si chiamava integrazione. Praticamente prendeva tutte queste parti di markup HTML e metteva dentro tutti i dati dinamici. Per esempio, se c'era una lista di cose, faceva in modo che magari chi aveva fatto la parte di markup aveva fatto un singolo elemento della lista e durante l'integrazione veniva popolata questa lista con tante card in base a quanti sono gli elementi, magari di un carrello, di un e-commerce, una cosa del genere. Quindi per tanti anni c'è stata questa figura di chi faceva solamente HTML e CSS e un pochino di JavaScript, ma comunque solamente una parte di interazione, perché stiamo comunque parlando di una decina di anni fa, anche di più, per cui si faceva veramente poco con JavaScript, non c'era quella dinamicità che c'è adesso, per cui c'è un forte livello di conoscenza ingegneristica necessaria per fare delle single page application e cose del genere. A un certo punto la complessità ha iniziato a spostarsi parecchio dal back-end al front-end, ovvero tutta la parte di single page application ha portato una complessità maggiore che prima non esisteva. Ha portato proprio il bisogno di un approccio ingegneristico, proprio di programmazione pura all'interno del mondo del front-end. Quindi è successo che è iniziata ad esserci questa forte divisione tra queste due competenze, ma che tutte e due erano equalmente ingegneristiche, diciamo. Quindi non è più faccio solo HTML e CSS, ma per molte persone è faccio la parte di front-end, quindi faccio tutta la parte di sviluppo, la parte di logica, e con il back-end c'è una comunicazione tramite HTTP, per esempio. Con delle API JSON è una delle cose più comuni. Dal momento che c'è stata a un certo punto questa divisione tra front-end e back-end in modo abbastanza netto, perché sono persone che si concentravano a fare solamente uno o solamente l'altro, negli ultimi anni chi ha competenze sia di front-end che di back-end per svariati motivi, sia per interesse personale o perché magari ha fatto uno switch di carriera che è passato da una cosa all'altra, viene considerato un full stack developer. Qua c'è da chiedersi, bisogna essere full stack developer? È meglio essere full stack developer di fare solamente uno o solamente l'altro? Questa è una cosa estremamente personale. Allora, diciamo che lavorativamente a livello di carriera non è assolutamente importante. Cioè il 99% dei lavori si aspettano che tu fai o back-end bene o front-end bene. Ovviamente una conoscenza dell'altro lato è un valore aggiunto che porta tantissimo valore a se stessi, perché ci mette in una condizione di poter comunicare molto meglio con chi si trova dall'altro lato e capire quali sono i problemi che loro potrebbero causarci oppure che noi potremmo causare a loro, e tutti dei piccoli colli di bottiglia che sono di proprio di comunicazione che potrebbero essere facilmente risolti dal fatto di avere quel pizzico di competenza di come funzionano le cose dall'altra parte per poter proporre delle soluzioni adeguate. Quindi per ricapitolare, un full stack developer è un developer con delle competenze sia di front-end che di back-end. Non è necessario diventare full stack per essere competenti, anzi è molto più facile
diventare molto bravi in qualcosa e le opportunità decisamente non mancano. Ma se è una cosa che vi interessa, vi stuzzica personalmente l'idea di imparare anche come funziona le cose dall'altro lato, sicuramente è una scelta che nella vita vi farà sicuramente bene. Essere full stack non vuol dire fare perfettamente sia la parte front-end sia la parte back-end, anche perché c'è talmente così tanto da studiare e imparare che è impossibile veramente essere al pari di queste cose. E comunque una preferenza personale alla fine viene sempre fuori, quindi c'è chi sarà molto più verticalizzato da una parte, ma con anche un forte interesse e una passione anche per l'altra parte, è una cosa che va benissimo. Però comunque lavorativamente è una competenza quella del essere full stack che non è così importante. È, diciamo che più si ha a che fare in un ambiente in cui le persone sono competenti, più in realtà è importante avere una forte verticalizzazione, perché sì, perché il mondo gira così. Spero di esservi stato utile. Se avete delle domande simili o dei dubbi o delle incertezze riguardo al mondo dello sviluppo, scrivete pure nei commenti che vi rispondo in un altro video. Ciao, alla prossima!